Abbiamo scelto con molta poca originalità di dare il tema di questo incontro, oltre l'emergenza. Mi piacerebbe molto però che non, e credo che non cadremo nell'agguato di parlare di quello che sta succedendo o di prendere posizioni, non è questo il tema nell'intento, e quindi spero che nelle nostre presentazioni non entreremo in questi aspetti, diciamo così, più legati allo spirito del tempo. Ma l'invito è che cerchiamo di comprendere dallo spirito del profondo che cosa significa andare oltre un'emergenza. Io voglio dare qualche spunto che poi venga magari accolto. Sono delle riflessioni, perché ovviamente tutti siamo in viaggio sempre, sulla nostra strada, a cercare di cavarcela in questo gioco così complesso e senza il libretto delle istruzioni. Però a maggior ragione quando un'emergenza in qualche modo affiora. Emergenza, lo dice la parola stessa, cioè è qualcosa che affiora e è come se qualcosa bussasse alla nostra porta, no? Toc toc. Spesso nel nostro dialogo con il mondo bussa alle nostre porte, però c'è molto più facile in certe situazioni di non emergenza sottrarsi a questo dialogo oppure così affrontarlo in modo più dilazionato, affrontarlo secondo pretesti, non essere, potremmo dire, in reale contatto con il mondo. In una società di emergenza, il mondo, cioè il fuori, ci parla più forte. È come se alzasse il volume, strettoia, o come se stringesse. E dice, ok, come la nascita, devi passare di qua. Quindi la prima cosa che mi piacerebbe sottolineare, come ho detto già in generale, ma nello specifico durante un'emergenza, ci possiamo accorgere che l'esperienza umana non è solo esperienza personale di noi con le problematiche che affiorano nella situazione contingente, ma è un viaggio archetipico. Allora, se noi ci proviamo a chiedere, ma qual è l'archetipo? Qual è la struttura archetipica del processo nel quale ci stiamo trovando quando siamo in un'emergenza? La prova parla più forte. Se noi pensiamo al viaggio dell'eroe, abbiamo incontrato il drago. Ok, il drago è qua. Non è che sì, so che forse nella foresta ci può essere il drago. Ok, il drago ce l'hai davanti. Quindi, la prima cosa che mi viene in mente è prenditi la tua responsabilità. Partirei da lì. Se devo nominare degli aspetti, delle qualità. Toc toc, responsabilità. Sii abile a rispondere. Il drago ti divora o lo sconfiggi. Non ci sono storie, non c'è scappatoia, non ci sono pretesti, come in genere sei così abile a crearti pretesti solitamente. Qui non ci sono pretesti. Un'emergenza non ti dà pretesti. Sei solo con te stessa, prendi la tua responsabilità. E allora io sono solito a suggerire due frasi, diciamo così, due atteggiamenti. Uno è questo non l'ho fatto io. E l'altro è questo è successo a me. Quindi questo non l'ho fatto io. Se c'è qualche cosa fuori, nel mondo fuori, che durante un'emergenza non mi piace, perché prendermela se non l'ho fatto io? Nulla. Quando noi ce ne andremo da questo mondo ci porteremo via, dico sempre, quello che abbiamo messo nel mondo, non quello che il mondo ci ha dato, ci ha fatto. Quindi non sei tu ad averlo fatto, tu occupati di mettere quello che serve nel mondo, occupati di mettere quello che manca, invece di occuparti o di preoccuparti per quello che il mondo ti sta dando. Se vuoi passare attraverso un'emergenza, metti nel mondo quello che vedi che serve, che non c'è. Questa è forse una delle prime possibilità. Perché appunto la seconda frase è questo è successo a me. Quindi
Quindi, e che cosa è successo a fare? Non è che parti con la mente e dire, dunque, vediamo qual è il perché, cosa vuol dire. Niente di tutto questo, ma è successo a me. Quindi sta succedendo a me. E quindi, appunto, sono io che devo vedere qual è la giusta azione, la giusta risposta. Non c'è nessuna. Si passa solo. Pensiamo alle metafore, lascia tutto e seguimi, si passa solo lasciando tutto quello che ti stai portando appresso che non serve più. Forse se noi facciamo questo ci potremmo rendere conto, e queste sono cose molto concrete. Questo non l'ho fatto io e questo è successo a me. Quindi con pura osservazione e responsabilità. Se io faccio questo potrebbe essere. E lascio quindi i pretesti vari, il mondo, le cose, le persone, il governo. Mi accorgo, forse, se ho un po' di padronanza dell'esperienza interiore, incomincio a sentire le voci dei maestri, le voci dei saggi di tutti i tempi che ci dicono, così in alto come in basso, così dentro come fuori, guarda che non c'è questa separazione davvero tra il mondo esterno e il mondo interno. Ovvero, c'è sul piano di realtà, ma non c'è sul piano della verità. Se noi facciamo qualche esperienza di questo tipo e ci ricordiamo, e quindi ci riconnettiamo con tutti coloro che in questa storia dell'umanità hanno fatto questo, cioè ce lo dicono da millenni, cioè quanti nell'umanità ci dicono la stessa cosa? Non due, non due. Potremmo ridurlo a questo, non due. Non cadere in questo agguato. Non due. È chiaro che tu non puoi cogliere il non due con la famosa mente razionale, stando in tutti i famosi pretesti, eccetera. Se tu hai qualche sprazzo di non due, ti accorgi che avere uno sguardo unitario è una delle cose più, ancora una volta, concrete che tu possa fare. Perché, e ce lo dicono certi, diciamo così, epistemiologi eretici potremmo dire, ce lo dice un certo mondo di questo paradigma famoso, questo nuovo paradigma che dovrebbe affermarsi e che guarda caso in periodo di emergenza scompare, perché c'è l'emergenza, puoi occupare i massimi sistemi, c'è l'emergenza. Ma questo mondo che parte dall'esperienza interiore ci dice, guarda che sono 400 anni che la scienza mette la materia alla base dell'universo. È qualcosa che tutti lo diamo per scontato. La scienza lo dà per scontato. La materia alla base dell'universo. E quindi la scienza vuole fornire garanzie di validità basandosi su un presupposto non scientifico, ma un'ipotesi, una convinzione che nasce da che cosa? Da un guardare il mondo esterno, da un mettere l'accento sull'apparenza, sulla realtà, non a caso evidence-based, basato sulle evidenze, sì. Ma i saggi da tutto il tempo ci dicono, guarda che le evidenze sono illusioni. Com'è che ci dicono che le evidenze sono illusioni e noi basiamo la nostra scienza sulle evidenze? Cioè, c'è qualche cosa che manca. E allora, se noi proviamo a concepire l'esistenza, come che alla base dell'universo c'è la coscienza, cosa che, come ho detto, non è, come ben sapete, non è che lo sto dicendo io oggi, ce lo ripetono inascoltati i saggi di tutti i tempi. Tu sei quello, I'm solo, cioè ieri sera, pensiamo a tutti i vari mantra delle varie tradizioni. Alla base dell'universo c'è una coscienza. Ma ce lo dicono anche psicologi, scienziati, William James, uno dei padri della psicologia americano, tutto è flusso di coscienza. E da lì in poi ne troviamo per arrivare ai nostri Laszlo, Goswami e via di seguito. Oppure anche Erwin Schrödinger, fisico quantistico, quello del gatto, del paradosso del gatto, dice una frase molto significativa: la coscienza è un singolare che non ha plurale.
La coscienza è un flusso che attraversa ogni cosa. E sembra, come abbiamo detto, un po' filosofico. Ma è un'epistemologia che ribalta il nostro modo di vivere, ribalta, che è al servizio di un certo modo di affrontare le situazioni, le emergenze. Proviamo a vederla così. Se noi apparteniamo al flusso di coscienza, la coscienza non sono io che ha coscienza, non sei tu che ha coscienza, la coscienza non è tua, non è mia, non è sua. La coscienza è un flusso che attraversa il sistema. Capisci come cambia il tuo approccio a una emergenza, a un problema? Se non te lo prendi come il tuo problema che devi risolverlo e che viene da tuo padre, da tua madre, dal karma, da anche, perché il non due, la visione per la quale tu riconosci che tutto è un flusso di coscienza, non ti dice guarda che la materia non esiste, non ti dice guarda che i problemi reali e le bollette non esistono, guarda che, ma ti dice guarda che proprio attraverso quello che tu riconosci l'unità. È proprio attraverso, è proprio nel modo col quale tu attraversi quella porta concretissima che tu riconosci. E capisci, se tu cadi nell'agguato che no, aspetta, c'è l'emergenza, devo pagare le bollette. Oppure no, no, aspetta, c'è l'emergenza, mi hanno sospeso piuttosto che no per stare nei problemi di oggi. Oppure se tu cadi nell'agguato di credere che devi risolvere il problema dell'emergenza, affrontandolo come se fosse reale e materia, a mio avviso, perdi di vista gli insegnamenti della filosofia perenne che ripetono costantemente. Quindi uno sguardo non duale non ti dice no, non ha importanza, per esempio, che tu abbia soldi per vivere, o che magari anche tu abbia successo nella vita, vero? Non è che sei contento, non è che non ha importanza, ma il problema è come tu credi che, cosa credi che sia quella cosa lì? Credi che sia il risultato di un tuo darsi da fare per voler diventare ricco, felice, eccetera, essere riconosciuto e poi così alla fine il mondo ti dirà bravo? Oppure che in questo flusso di coscienza nel quale tu cerchi di compiere la giusta azione, il riflesso fuori di una giusta azione dentro è benessere, è armonia, è adattamento, è abbondanza, no? Il risultato è abbondanza. E se l'abbondanza non viene, non ti lamentare. C'è questo frate benedettino, che è una celebrità nel mondo del transpersonale, il quale dice, tra le altre cose, se ti lamenti non puoi essere grato. E se non riconosci la gratitudine, c'è qualcosa che non va. La gratitudine. Ma certo che uno non può decidere di essere grato, no, bisogna essere grati alla vita perché, oh, che bello, ci alziamo questa mattina e c'è il sole, oh, viva, come siamo felici. Non è che puoi deciderlo di essere grato. La gratitudine sgorga da dentro come risultato di una giusta azione. Perché tutto il discorso morale ha poco senso per un discorso di felicità o di benessere? Perché è vero che bisogna essere buoni, volere bene, amare il proprio prossimo e via di seguito. Ma se tu non sei nel posto, quindi nello stato di coscienza, quindi dove passa quel flusso di coscienza della gratitudine? Tu non puoi essere grato, per quanto tu lo voglia. Poi ti senti in colpa perché non sei grato. O se ti senti un peccatore, vai a confessarti magari, perché non sei grato a sufficienza. Ma se non sei nel posto, Quindi se tu vedi le cose come flusso di... Perché biotrans energetica? Guarda un po'. Cambio trans e vado... O perché gli sciamani viaggiavano nei mondi? Viaggiare nei mondi... Nel mondo di sopra, qual è il mondo di sopra? È il mondo dove c'è un flusso di coscienza che porta gli spiriti, guarda un po', gli spiriti della gratitudine, gli spiriti della cura, gli spiriti della... cioè è la base della nostra esperienza umana.
io mi sposto e quindi è come se sta passando i treni, no? Passa il treno della gratitudine e devo andare alla stazione dove sta passando. Readiness is all, diceva Shakespeare, la prontezza è tutto. La prontezza, sì, dove devi essere. Vuoi gratitudine? Vai nel posto della gratitudine. Dove passa il flusso di coscienza della gratitudine. Adesso finisco con due suggerimenti ulteriori. Quindi come io posso fare qualcosa di questo tipo? Non cadere nelle agguate della dualità, dicevamo. E anche se non lo vedi, anche se ti sembra che no, ma come? Cioè, qui sta succedendo questa roba qua, cosa c'entro io che mi succede questo? Non è che ci arrivi con la mente razionale a trovare una spiegazione per il sì, è vero, allora è dentro come fuori. Non è così. Comportati come se dentro fosse come fuori, come tutto fosse un flusso di coscienza. Diceva Plotino e tanti altri, non solo Plotino. La contemplazione è tutto. Contempla il flusso. Se tu riesci a contemplare il flusso, meditazione, presenza, tutto quello che vuoi, ma soprattutto contempla lo stato. Si specchio, buddisti, tantrico, Nankai Norbu, si specchio. Sei specchio e vedi fluire ogni cosa, lo contempli. Attraverso la contemplazione vedi oltre le apparenze famose del dualismo. Ricordiamoci, oltre l'apparenza del dualismo non vuol dire che il fuori non esiste, il materico, il terrestre, il problema non esiste, ma che tu lo vedi come aspetto polare di questo flusso. Cioè, per ridurla in termini molto semplici, io vedo una persona che o vedo il mio paziente che deve, a quale devo risolvere il problema, o vedo un nemico, vedo sì che mi è ostile o che ha il problema, ma vedo che la complementarietà di questo cioè, mi consente di vedere la sua anima oltre questo, mi consente di vedere il suo viaggio evolutivo, da dove viene e dove va. E quanto più io vado dentro in questo, così quanto io vedo l'essere, io vedo lo sguardo del divino, se volete, nell'altro. Io vedo la sua storia. Prima di arrivare magari a vedere lo sguardo del divino, vedo il suo dolore, la sua fatica di vita, i suoi genitori e prima e l'ancestro e le guerre, cioè vedo questo flusso di coscienza che termina qui alla superficie del contatto con quello sguardo lì. E questo mi rende più facile affrontare il suo problema, che dico, beh, ma tanto, cioè, qui tu non, in realtà non esisti perché c'è tutto l'universo qua. Sì, ma questo proprio per passare attraverso il tuo problema, per uscire dalla tua emergenza. Quindi contemplazione nasce la compassione. E tu vedi nello sguardo dell'altro il suo viaggio, la sua anima, il flusso della coscienza universale. Naturalmente ti sgorga dentro la compassione e tu ti senti grato al tuo posto, perché avvertire compassione è una grazia, prima di tutto è grazia per noi avvertire la compassione. Non è che è qualcosa che io do all'altra. Sgorga come sovrabbondanza, ma nasce da l'essere al posto giusto, facendo la cosa giusta.